Asso 9 da MP, Asso 9 suited MP perché sarei in MP, però io lo consiglio TG perché non c'è, si folda, non c'è l'MP, quindi io lo considero TG, anche perché io sono dell'idea che più stretta si gioca, diciamo va giocato il poker, va giocato con una certa intelligenza. Secondo me il poker è molto poco carte e molta posizione e psicologia. Bisogna capire le debolezze degli avversari e sfruttarle, bisogna capire la propria posizione e sfruttarle, bisogna capire cosa pensa l'avversario di noi, l'immagine che noi diamo al tavolo e sfruttarlo. Questo è il poker. Le carte sono l'ultima cosa che va vista al tavolo, l'ultima cosa sulle carte, perché prima c'è la posizione. Prima c'è la giocata sul giocatore. Per esempio, io so che lui comunque foldicchia. Infatti aveva già il fold pronto. E intanto mi sono fregato 5 centesimi. Poi, chiaramente, se lui ha l'abitudine di foldare un rilancio, se te poi rilanci, diciamo, se te betti in bluff e lui ti rilancia, allora a quel punto fermati. Perché non bisogna mai. Io qui, come al solito, bottone. Loro lo sanno che da bottone, cioè credo lo sappiano che da bottone si rilancia di più. Lui farà call, perché comunque. Ah no, foldate anche lui. Questi due sono molto con gli station. Station. Benvenuti a con gli station. Prossima fermata con gli station. Vabbè. Allora. Poi per esempio abbiamo anche le situazioni da giocare, ad esempio asso asso kk danno donna, prendiamo queste mani qua, allora sia da tutte le posizioni o asso jack utg, allora questa andrebbe foldata perché io sarei praticamente utg, però voglio fare un'eccezione, anche se a me asso jack non è che mi sta molto simpatico, sfrutta un po' l'immagine che ho. Allora, come vedete, allora qua non ho preso niente, io non credo che lui abbia il KO9, io qui punto, se lui ce l'ha folda, allora lui l'ha messo e a questo punto io faccio il mio tranquillo check, vedete io provo al flop perché comunque c'era delle belle scaricate, lui molto secondo me lui ha il K, quindi io foldo, non mi interessa andarmi a vedere l'asso per riuscire a superarlo perché forse non mi interessa. Non è uscito, non è. Se voi giocate con una mentalità e poi. Cioè, io sono entrato con Asso Jack più che altro per cercare di sfruttare il fold anche dal mio stack, perché anche lo stack dimostra che sta giocando bene. Non è avvenuto, poi è uscito una scary card, comunque un flop abbastanza, che solitamente quando esce K99, Jack 7-7, quando escono queste carte qui, solitamente. Molto più facile foldare perché di combinazione c'è o c'è il K o c'è l'8, non è che c'è tante combinazioni e quindi solitamente foldano, se non foldano vuol dire che qualcosa hanno preso e quindi si prova a fare una puntata in bluff, in questo caso perché non avendo dettato niente, poi se loro mettono basta, finito, non bisogna mai andare oltre quello che ci siamo prestabiliti perché poi dopo si comincia a perdere soldi su soldi, perché poi non bisogna guardare semplicemente la singola mano, ma bisogna sempre guardare il lungo periodo. Se io faccio questo spesso, cosa succede? Allora io qui follo perché comunque ho rilanciato spesso da bottone, voglio far vedere che follo anche da bottone, anche se avrei potuto benissimo rilanciare. K8, allora io K8 da sono MP. MP. Vabbè, io follo. Asso, asso, KK, donna, donna. Prendiamo ad esempio queste tre coppie che sono le più forti. Allora, da tutti, da tutti, diciamo, le posizioni, quindi UTG, MP, cutoff, bottone, small blind e big blind. Da tutte queste posizioni, se tutti foldano, chiaramente si fa un raise, ovvio. Poi se c'è uno più call, da tutte le posizioni si fa un raise. Quindi se
praticamente uno fa una bet, più tutti gli altri collano, uno si fa un raise. Se c'è un rilancio noi si tribetta, cioè ovvero se c'è un rilancio noi si va sopra di almeno tre volte, se non di più, anche di più. E se c'è un rilancio e una tribetta, ovvero uno rilancio gli va sopra, noi andiamo direttamente all in. Quindi con queste tre carte ci giochiamo veramente di tutto e di più. Qui rilanciamo perché hanno fallato tutti. Allora, abbiamo preso l'8 che non è quello che volevo. Sfruttiamo l'asso come scaricard. Cioè che qua io non ho puntato per l'8, perché l'8 non rappresenta niente. Ho puntato per rappresentare l'asso. Lui che punterà. Non ha puntato, allora punto io. Asso 9, una mano da bottone molto carina. Allora, intanto qui sono pieno di fogli, fogliarelli. Allora, abbiamo preso l'asso. Io punto il mio solito mezzo piatto. Faccio quello che faccio sempre, anche quando sono in bluff. Perché poi... lui è foldato, perché poi ci sarà anche la volta che qualcuno si stufa e le mette tutte anche non avendo niente, perché capita che poi, facendo anche sempre il solito gioco ripetitivo, le persone lo capiscono, magari... se per esempio io faccio check fino in fondo e faccio vedere che quando il punto faccio il check in bluff e poi dopo lo capiscono. Io voglio fare sempre le stesse cose in situazioni diverse in modo tale che si camuffa un po' di più. Qui possiamo fare un check fold, un 5-2. Lui ci pensa 3 ore, lo rilancio se poi, se poi cosa può succedere, niente. Dai, sei da bottone, su, non ti picchio. Io ragazzi, se mi lasciate sempre la parola non giocano più questi. Mi pio io? E pio io? Io vi danco i 5, non mi vergogno. Se ci sta a te ore questo cazzo di motorino. Foldiamo, ogni tanto foldiamo anche da bottone. Lasciamoli respirare, poverini. Sette otto suited, allora, 7-8 suited da middle position. Io me lo gioco, non so se sulla tabella c'è, eh? Però a me piace perché suited connetto. Vediamo un po', secondo me c'è 8-7 suited, sì c'è, ok, allora l'ho anche giocato giusto. Ragazzi, questi sono appunti che io ho preso tanto tempo fa, quindi mi ci devo anche un po' rinvenire. Questi sono documenti proprio, diciamo, che vanno seguiti alla lettera. Sono, diciamo, queste sono istruzioni che vanno seguite alla lettera per un buon gioco, perché, e non sono facili da seguire, perché comunque è facile dimenticarsene, giocare come si vuole. Bisogna avere molta disciplina nel poker. Che poi ragazzi, se fate ricerche su internet le trovate anche voi queste cose qua, non sono cose trovate ovunque. Lui da bottone ha rilanciato, ma sai che io asso 6 me lo posso fare un call bruttino, e mi ispira questo asso 6. Allora vedete, questa è una mano che andrebbe foldata. E vedete, ora vi faccio vedere questa mano qua, andrebbe foldata perché comunque asso 6 non è una mano buona, dato che lui ha rilanciato o ha bettato. Sì, in realtà ha bettato, ha messo 15. Vedete, lui mette 45. Ora voi avete l'asso, però avete un kicker brutto, non avete possibilità di colore. Lui ha puntato piatto. Cosa fa? Folda? Cioè, cosa fa? Un bluff? Non è un bluff? Ha l'asso più grande di me. Siamo in situazione abbastanza brutta. Io non ce le metto, perché a me non piace mettermi in queste situazioni. Però vedete che giocando queste mani qua, poi vi mettete in... adesso con l'asso non si sa se lui ha bluffato,
se ci allasso veramente, magari asso jack, voi siete sotto fin dall'inizio, mettete 45, poi dopo dovete mettere magari 1 euro e poi magari la perdete. Magari ci sta anche che la vincete questa mano qui, ma è molto molto rischiosa, più le volte che la perdete che la vincete, questo è sicuro. Quindi ragazzi, queste cose qui evitatele fin dall'inizio. Vedete, io per mettere 15 centesimi che non sono nulla, o 10 perché forse ero nello small blind. Quindi per mettere 10 centesimi poi magari si fa perdere parecchi euro. Capite qual è il discorso di avere un range di mani prestabilito che non vi fa fare queste cose qua? E poi il call. Scordatevi il call. Scordatevi il call. L'unica volta che il call è fattibile è quando tutti i giocatori mettono soldi nel piatto e voi avete delle suited connector o avete comunque delle carte che, se beccate un colore o beccate una scala, dai, questo me lo rilancio, se beccate un colore e beccate una scala avete la possibilità di prendere molti soldi perché il piatto è grande. Capito? È un piatto grande fatto da tutti i giocatori. Per esempio, una seated cornet 1 contro 1 non la giocate perché il rischio di non prendere niente è molto. Un conto se voi piatto da 2 euro, per fare un piatto da 2 euro avete dovuto mettere 20 centesimi. Un conto se per fare un piatto di 2 euro invece avete dovuto mettere 1 euro e avete delle seated cornet, perché dovete calcolare la percentuale di volte che può uscirvi praticamente un colore o una scala con la percentuale di soldi che voi avete dovuto mettere dentro. Si chiamano, se non mi sbaglio, portavoce, non vuol dire delle cavolate. E poi ogni tanto qualche cavolata la sparo, ragazzi, perché anch'io le cose un po' sono arrugginito, me ne devo ricordare. Questo ora gli è preso 10 centesimi. Qui fondo benissimo, non mi interessa. Abbiamo un 5-5. Allora, se noi andiamo a vedere la tabellina, da 2-2-8-8. Allora, io sono SB. Allora, c'è un là e call. Allora, io faccio un call. Vediamo un po', anche perché no, siamo in due. Allora, io purtroppo non posso aggredire. Qui ci starebbe bellino un check raise. Cioè, lui punta e io gli vado sopra. Vedi, lui ci sta pensando. Però il piatto è già un po' troppo grande per farlo. A me piacerebbe farlo. Se io voglio provare, facciamo 80. Secondo me non folda. Ha foldato! Bella sta giocata. Allora, sapete perché l'ho fatto? Perché praticamente ci ha pensato tanto. Lui l'asso non c'aveva, perché se c'aveva l'asso puntava subito. Comunque avete visto che bella giocata. Questa, ragazzi, è molto pericolosa, non fatela perché è sconsigliato dall'Associazione Medici Dentisti d'Italia. Non c'entra una secchia, ma vabbè. In realtà vi dico che cazzata, ragazzi. E comunque, ragazzi, oh, siamo partiti con 5 euro, ne abbiamo 12, eh. KK, allora KK e lo voglio rilanciare 20 perché sono da posizione. E che palle però sta cosa qui. Che 30. Spero che non foldano perché quando si comincia a avere lo stack grande, io qui vado lì, eh. A costo di perdere 5 euro. Se trovo quello che è asso, pazienza. Questo fiore qui è brutterello. Allora io devo puntare abbondante perché non gli voglio dare la possibilità di fare colore se non ce l'ha già. Mi sa che lui ha fatto colore. Allora, ragazzi, questa è una decisione molto difficile. Lui ha colore, ne sono convinto, perché addirittura mi ha levato l'aggressione. Mi ha legato l'aggressione. Io posso fargli vedere la meno? Io foldo, ragazzi. Sembra una cazzata, ma foldo. Poi non so, magari se qualcuno guarda questo video qui e se ne intende, mi dirà che ho fatto
Una grande cavolata. Ma io foldo mostro. Te le mostro pure. Dice KK, l'ho foldato. Secondo me aveva colore, perché un giocatore comunque random che mi leva l'aggressione. Cosa poteva avere? Il 10? Ma no. Asse 10 è una carta che a me piace molto, anche perché è suited, ma con un rilancio. Magari ho fatto male a foldare KK, ragazzi, eh. Non è detto, magari lui. Ah, potrebbe essere uno che ha deciso di giocarle tutte, le ha giocate tutte, anche se non c'era niente. Così. Cioè, questi sono giocatori che non hanno una filosofia di pensiero reale, quindi, nel senso che non hanno un'ideologia di, una logica di gioco, quindi è difficile capire veramente la psiche loro. Si può prendere qualche spunto da come giocano, però poi alla fine realmente cosa le carte non gli si vedono, quindi c'è sempre una, si può intuire, ma c'è sempre una grande percentualità di errore. Magari ho fatto male, ci sta tutta, però io secondo me aveva colore, e capita che la gente fa colore, non è che capita. Poi magari se qualcuno che magari anche un esperto mi dice guarda che io bisogna metterle sempre tutte e comunque, non lo so. Io da il fatto che a me mi abbia levato l'aggressione, che comunque io a flop ho puntato anche, non è che ho puntato meno di metà piatto, che sembrerebbe che ho puntato così tanto, che ho puntato anche una bella percentuale rispetto al piatto, quindi insomma, non lo so. Sono quelle mani che si rimane sempre un po' in dubbio. Poi in realtà c'è anche il discorso di essere committati, nel senso che lui, il piatto era 2 euro, lui ha puntato 2 euro se non mi sbaglio. Sai che non me lo ricordo già più. Il piatto era. Vado a vedere un attimo, ragazzi. Asso Jack UTG, abbiamo detto, si fonda. Al piatto era di 2, sì, 2,22, lui ha puntato 1,98, sì. Quindi diciamo che, ma secondo me si poteva anche forse vedere, non lo so. Non lo so, io se avessi avuto il K di fiori, ecco, avessi avuto il K di fiori. A parte che vabbè, si era praticamente già al town, quindi è inutile, perché anche se avevo il capo di fiori. Allora, 2-2, io qui 2-2, boh, posso anche chiamare, se hitto il 2 e se no check foldo. Mi ha ceccato, ma io posso riceccare. Ecco, se ave no, ci siamo fermati praticamente al turn. Io punto qua, dopo due check punto, mi dispiace. Ok, allora praticamente ci siamo fermati al turn. Se avessi avuto il K di fiori l'avrei messo sinceramente, perché comunque avrei avuto anche la possibilità di fare colore pure io se lui l'avesse già avuto. Sinceramente non lo so, io qui rilancio, via, me l'ha messo instant. Allora, qui c'è il colore che mi potrebbe dar noia, quindi puntiamo mezzo piatto, il jack che mi può dar noia. Un altro jack, quindi in realtà diminuisce le possibilità che lui ce l'abbia. Ok, si è fo... no, ha affollato, infatti. Ora quel KK mi tormenta, però ragazzi ricordatevi che quando qualcuno vi leva l'aggressione di Vaolin, ora lui è andato lì anche perché era corto già dall'inizio, quanto aveva? No, 4 euro, sì, corto per 4 euro aveva. Solitamente quando qualcuno vi leva l'aggressione Vaolin, è diciamo la dichiarazione del più convincente che si possa fare, perché oltre a quello c'è. Cioè, o ti giochi le mutande, quindi dai, lanciamo.
Anche se in realtà mi sa che 8-7. No, 8-7, sì, 8-7 off è fold. E l'ho fatta anche per l'immagine che insomma che ho. Ricordate, l'immagine al tavolo di tanto. Comunque ragazzi, io sono entrato con 5 euro, non è che perché è il limite massimo, non è che sono entrato con più soldi, eh. Abbiamo già preso 2 stack e mezzo, quasi. Quindi abbiamo triplicato i nostri soldi. No, triplicato, sì, perché da 5 du no, duplicato, perché triplicato? Duplicato i nostri soldi. Ok. Asso K, un'ottima mano. Io qui sicuramente non faccio call. Allora, in questa situazione qui con Asso K vediamo un po'. Rilancio e una 3-bet, io chiamo. In realtà sarebbe fold e poi non esce niente. Il problema, vedete, di questa cosa qua sarebbe, avrei potuto fare anche fold. Il problema di cos'è? Di questo, di aver chiamato, è che adesso il piatto è di 1 euro, quindi se io devo puntare mezzo piatto punto già 50 centesimi. Lui secondo me non lo so, potrebbe avere anche una coppia su, una donna donna. Si sente sicuro e punta, non sempre sono in bluff. Anche perché puntare 35 per bluffare così. Vedete che comunque fuori call io ho perso 35 centesimi per niente, perché rilanciamo. Perché comunque poi dopo il piatto è di 1 euro, bisogna pensare anche a questo. Se io li metto dopo il piatto, quanto è? 1 euro. Io dopo, se non esce niente, sono disposto ad andare avanti. No, e allora foldiamo per flop. Infatti nella tabella sarebbe stato un fold. Vabbè, ragazzi, direi di concludere qui anche questa seconda parte. E abbiamo visto come passare infelicemente KK. Mamma mia, spero che di non fare più queste bruttissime cose. Ma il dubbio era, diciamo, abbastanza evidente e palese. Vabbè ragazzi, comunque vi ringrazio per la compagnia, come sempre se volete lasciare un commento, iscrivetevi e iscrivervi al canale, mi fa molto molto piacere, ci vediamo alla prossima, ciao belli!